Dani, questa canzone si chiama, con la chitarra scordata, si chiama Biblioteca Nazionale di Sarajevo ed è una canzone raccolta dalla viva voce di chi me l'ha raccontata. Ed è anche simbolica perché la Biblioteca Nazionale di Sarajevo era un luogo dove si convivevano i libri e quindi anche le culture, le tante culture che hanno fatto la ormai ex Jugoslavia. Biblioteca Nazionale di Sarajevo, dentro il mio povero cuore brucia ancora pezzi di carta, storia, fuoco e cenere, appiccicati alle pareti della memoria. Da troppo tempo sono lontano da un buco nero verso il quale non si può tornare. Non c'è più festa, viso, amico, sentiero dove dire casa, rifugio, dimora. Non c'è più, sono solo straniero. Comunque vada, resto solo straniero. Anche se torno, sono solo straniero. Pensano al sangue, orrore, morte, distruzione, soldati. La vita non è più moneta corrente. Fummo sbalzati in un istante improvviso da un'esistenza fatta di cose note. Un orizzonte, volti, amici, materia dentro un abisso dove niente è più uguale, laddove niente ha più quell'ordine certo per coltivare abitudini e cura, laddove il volto di una donna, di un uomo non ha più le sembianze di essere umano.
tutti voi la pazienza per questa ultima pezzo. Vorrei ringraziare, grazie. Vorrei ringraziare di nuovo i nostri amici artisti, se possono tornare un attimo sul palco. Per me è stato un grande onore, perché come ho detto questa cosa, ma è stato anche molto difficile cantare con la splendida voce di Serena Pallo. Devo ringraziare la chitarra, bravissimo Claudio Patroni. Grazie. Per tutto grazie. Allora, io adesso vado a fare questo sound check. Sei sicuro che non può suonare? Io? Stasera? Che cosa? Non so. Megis, il video, il fan pezzo. Quello di ieri? Se vuoi, con piacere. Claudio! Siamo invitati a suonare questa sera.